Bentrovati ad un nuovo appuntamento con In Primo Piano, arte politica, culture e attualità tra Umbria e Toscana. Ci spostiamo, o meglio, torniamo ad interessarci dei fatti del comune di Città di Castello e lo facciamo con l'assessore alla cultura, al personale e al patrimonio, Michela Botteghi. Bentrovata. Grazie, grazie mille dell'invito. Allora, io amo dire che faremo il punto, lo stato dell'arte, abbiamo deciso di riprovare, e lo anticipo, questa è l'ultima che faremo in remoto, quindi Botteghi, la prossima volta che viene verrà in presenza, non faremo la DAD. Allora, a ripartire dal prossimo giovedì torneremo in presenza e chiaramente armati di Green Pass e di booster. Abbiamo fatto sto mese sabbatico, ora anche basta. E allora, senta Botteghi, 100 giorni estremamente interessanti per Città di Castello. Raffaello, ma non solo. Lo facciamo un bilancino? Assolutamente sì. Molto interessanti, perché appunto, come ha detto lei, Raffaello, abbiamo inaugurato questo percorso amministrativo proprio avendo l'onore di inaugurare e accogliere la mostra di Raffaello Giovane a Città di Castello, iniziata proprio il 30 ottobre fino al 9 gennaio, e per me in quanto assessore alla cultura è stato veramente un onore essere lì quel giorno, tornare in Pinacoteca molto spesso in occasione anche di visite di persone importanti, sia del mondo della cultura, della magistratura, della politica, quindi la nostra Pinacoteca ha visto veramente tanti visitatori, ma anche i tifernati, è stato un onore anche per quello, perché per molti nostri concittadini era la prima volta anche di visita, insomma, alla Pinacoteca, quindi è stato molto molto interessante accogliere oltre 5.000 visitatori, nonostante la fase pandemica. Quindi abbiamo iniziato con la mostra di Raffaello, che comunque ci lascia in qualche modo iniziato con la mostra un percorso di riprogettazione in qualche modo del nostro museo, la Pinacoteca, ma da lì è stato un insieme di eventi in corsa, come li ho chiamati io, come ad esempio l'organizzazione della giornata contro la violenza sulle donne. La cultura è voluta essere presente in qualche modo, sia sotto il punto di vista teatrale, sia sotto il punto di vista, insomma, appunto culturale, per ricordare una giornata contro la violenza di genere. Poi abbiamo subito organizzato un periodo natalizio abbastanza attivo sotto il punto di vista sia culturale sia turistico, con manifestazioni di ogni genere, per quello che è stato possibile fare. In ogni caso, tutto ciò è stato fatto sì in corsa, ma con tanta, tanta voglia di fare e farlo bene. Quindi è stato molto interessante partire così. Tutto ciò comunque è stato correlato anche con quello che era da programma, come l'inizio della programmazione della stagione di teatro e prosa, che ha interessato il nostro Teatro degli Illuminati. Abbiamo in qualche modo l'onere di far ripartire questo aspetto culturale, che con la pandemia ha subito tanto, ha sofferto tanto, e anche il teatro è ripartito, ed è ripartito veramente con tanto entusiasmo anche da parte dei nostri cittadini. 170 abbonamenti venduti subito, ma non soltanto, abbiamo per esempio lo spettacolo di martedì prossimo, i cui biglietti sono già terminati, quindi siamo orgogliosi di aver mantenuto comunque un'offerta teatrale nonostante le restrizioni pandemiche e la situazione che appunto abbiamo vissuto finora e stiamo tuttora in qualche modo vivendo. Allora, non è semplice programmare eventi culturali in tempo di pandemia, lo è ancora di meno se si parla di eventi culturali al chiuso. E quindi qualche volta sarebbe opportuno che chi magari in questo momento è al di là della staccionata capisca che amministrare chiaramente
ha degli obblighi, ha dei doveri e molti impicci. Quindi non possiamo ad oggi ipoteticamente stabilire quello che faremo ad aprile o a maggio. Magari nella mente degli amministratori c'è la voglia di fare un progetto che chiaramente non può essere comunicato. Non è che serva avere una laurea in astrofisica per parlare di questo. Cerchiamo di uscirne, ne usciremo, ne stiamo uscendo, però a volte dovremmo fare polemiche su qualcosa di concreto. Io lo dico perché sennò sti 2 anni non ci hanno insegnato nulla, Botteghi. Se siamo sempre qua a guardare il pelo nell'uovo, diventa difficile. Salto di qualità da parte di tutti perché io credo che i cittadini sto salto lo abbiano fatto. Che dice? Che Ho dice? fatto una bella arringa, però. No, Sì, bravo. lei, questo è un mio Quindi. pensiero, lei non deve. Il suo pensiero oramai da assessore alla cultura, che lavora da 2 mesi, qualche giorno, nel comune di Città di Castello, però ste battute a me, sinceramente, sui social, veramente iniziano a Difficile stancare. amministrare in tempi social, tanti. Molto Sì, glielo difficile, dico anche anche perché oggi ho perché sono. fatto l'ennesimo corso di aggiornamento e giustamente a noi giornalisti ci chiedono contegno anche e soprattutto quando facciamo dei post privati, perché siamo giornalisti anche quando stacchiamo dalla redazione, questo noi lo chiediamo anche ai politici per cortesia, soprattutto in Assolutamente. questi momenti, perché ci sono delle cose fatte bene. Ci sono altre cose che non possono essere fatte, punto e basta, non ci giriamo intorno. Non credo che Botteghi possa decidere di non dare atto ai DPCM. Non è che non lo so, lei fa parte del comitato tecnico-scientifico? No, non mi permetterei mai, anzi, io dico sempre ognuno il suo lavoro, no? Facciamolo, facciamo il nostro, facciamolo bene. Poi c'è il principio dell'affidamento, che io mi fido di lei se lei è medico, lei si fida di me se sono un amministratore o un avvocato, si spera, no? Quindi Chiaro. su questo no. Ha accentato in pieno la difficoltà di amministrare oggi perché siamo in un tempo tuttora Covid, purtroppo, e cerchiamo di pensare. Io mi sono organizzata anche con gli uffici, cercando di programmare mentalmente, come ha detto lei prima, per sopravvivere, tra virgolette, cioè per far sopravvivere l'aspetto culturale nella nostra città. Col Covid abbiamo imparato tante cose, abbiamo imparato a fare questo, cioè vivere da remoto, parlare da remoto, ci siamo reinventati, siamo ripartiti da noi stessi, però dopo 2 anni non ci possiamo permettere di fermarci completamente anche nel programma. Esempio, periodo natalizio. Abbiamo programmato fino al 6 gennaio, anzi fino al 9 gennaio. Poi purtroppo la situazione pandemica è stata anche improvvisa, no? Il picco col quale la nostra città è stata interessata da un contagio particolarmente importante, e abbiamo dovuto fare un'ordinanza a livello sindacale, un'ordinanza restrittiva in qualche modo, come a livello personale, con la delega del personale, ho proposto ed abbiamo fatto un'ordinanza proponendo lo smart working. Cioè, io penso che la nostra flessibilità e la nostra capacità di governare sta anche nel programmare, sì, sperando che tutto vada bene, sperando che i tempi migliorino, ma anche cogliere quella che è la situazione d'emergenza sanitaria, capirla subito perché ormai la sappiamo riconoscere, ed intervenire, interrompere se necessario quell'evento X o Y che avevamo programmato, perché ovviamente la salute sotto certi punti di vista prevale su altri aspetti. Cerchiamo di fare tutto, cerchiamo di programmare. Anche stamattina ho incontrato delle persone per un evento probabilmente da fare a giugno.
Noi lo pensiamo, poi ovviamente ci dobbiamo riaggiornare. Noi lo pensiamo per cercare di programmare come lo si sta facendo. Stiamo programmando l'estate in città già da ora, ovviamente, perché uno deve guardare. A me piace programmare in generale, è una forma mentale da programmi perché ti aiuta, no? A gestire meglio. Ma la vita in generale, io penso che ogni lavoro debba avere un certo tipo di programmazione, insomma. Quindi noi lo programmiamo. Speriamo che passi. Io mi auguro veramente che questo sia l'ultimo inverno così. È ovvio, se l'evento programmato ad aprile, noi abbiamo pensato anche al teatro di ragazzi, teatro a chilometri zero, altri eventi per la giornata dell'8 marzo, la giornata della memoria di ieri, l'ho voluta fortemente, ho voluto fortemente che l'aspetto culturale si facesse sentire, perché non possiamo dimenticare, perché abbiamo il dovere di ricordare giornate come quella di ieri e giornate come il 27 gennaio, giornate come il 10 febbraio, che è la giornata del ricordo, ma l'ho potuto fare, l'ho dovuto fare soltanto in streaming. Ovviamente, dobbiamo pensare l'evento, ma pensarlo anche alla luce della situazione attuale. Non ho potuto creare l'evento in presenza, non me lo potevo permettere, non ce lo potevamo permettere, abbiamo comunque prodotto qualcosa che rimanesse, che fosse degno di, appunto, di condivisione con la città, con le scuole, per la memoria, ma in streaming, con un video, per quanto le distanze noi le vogliamo accorciare, ancora non le possiamo accorciare del tutto, purtroppo. Guardi, non è importante come si ricorda, l'importante è ricordare, perché non, cioè noi siamo fortunati, chiaramente ci passa del tempo tra me e lei, no? Però noi siamo fortunati perché abbiamo vissuto degli anni spensierati. Tante volte io dico, attenzione, perché io personalmente vedo mio figlio, a me mi ha insegnato la correttezza e l'educazione. Lei, io quando lo porto a scuola, a Sansepolcro, lui mi dice: Babbo, metti la mascherina. E io sinceramente gli ho detto: Tom, glielo dico sempre, Tommy, siamo fuori, no, la devi mettere per il rispetto degli altri. E credo che rispettare sia anche mettersi nei panni di chi in questo momento è costretto a dire di no. Mi spiego meglio, Botteghi. Parliamo di cultura. Dietro la cultura lavorano migliaia di persone. Io vi invito a pensare quanto possano aver sofferto, magari non gli attori importanti, no? Ma tutte quelle persone che lavorano dietro, no? Dietro le quinte, i fonici, gli scenografi. Allora, queste persone sono state costrette per 2 anni a non lavorare, non credo per volontà loro. Io non ho mai visto queste persone urlare. Hanno accettato, si sono rimboccate le maniche. Vi posso assicurare, perché ho degli amici che fanno i fonici, che molti di loro hanno dovuto cambiare lavoro. Lo hanno fatto in silenzio. Significa cercare di capire che non è possibile in questo momento programmare. Possiamo provare e sperare che la pandemia sia, diciamo, nell'ultimo miglio, però Botteghi, anche qui stiamo attenti perché lo dicevamo a giugno 2020, Tana liberi tutti, lo abbiamo detto nel 2021, io non lo dirò più fino a che sinceramente mi diranno È e finita. siamo fuori da. Ora, è chiaro che diventa difficile anche per un assessore o per un'amministrazione dire noi in questo momento non abbiamo capacità di spesa perché sono soldi pubblici. E cerchiamo anche di, no, provare a dare delle idee che magari potrebbero essere idee che porta un'altra parte del Consiglio Comunale, ma se sono idee intelligenti hai voglia, Botteghi, no? Perché no? Però facciamo dei progetti, delle proposte, perché sennò diventa difficile. O no, sbaglio. Io probabilmente oramai questi 2 anni mi hanno insegnato che voglio far polemica solo sulle cose importanti.
Ma io condivido, guardi, poi cioè io lo faccio di lavoro polemizzare, quando sono fuori dal mio studio lo evito proprio perché altrimenti, anzi, se la polemica è costruttiva sì, ma altrimenti a poco serve, questo Perché sinceramente dire lo condivido. che Un evento. la mostra di Raffaello è stato un successo epocale per Città di Castello? Sono venute persone da ogni parte d'Italia, anche critici d'arte illustri. Se arriva Vittorio Sgarbi e Il magari 31 per dicembre correttezza 2021. istituzionale l'assessore va a riceverlo, ma cioè, veramente stiamo parlando di un personaggio importante che poi ha portato Città di Castello alla ribalta nazionale il giorno dopo, o no? È un danno per Città di Castello, non credo, no, Come Botteghi? no? Certo. Io dico, sinceramente, cerchiamo di provare a dare una mano, anche perché, guardi, io le faccio anche un inciso, no? Lei è anche assessore al personale. E purtroppo su questo ci sarebbe da discutere tanto. Io sono convinto che negli anni 90 e 2000 Città di Castello abbia beneficiato nei ruoli di dirigenti e di dipendenti comunali di tante eccellenze. Ora queste eccellenze, cara Botteghi, sono andate in pensione. Aiutiamo l'amministrazione a passare questo momento, perché in questa fase purtroppo siamo in difficoltà, lo vediamo noi. No, quando ci avviciniamo al comune di Città di Castello, che purtroppo ci sono dei passaggi a vuoto. Su questo, Botteghi, che farete? Perché so che per quanto riguarda i dirigenti ci dovrebbero essere delle novità, o no? Per ricoprire ruoli che in questo momento sono scoperti. Sinceramente, guardi, allora, per quanto riguarda, premetto che sono molto contenta anche di avere la delega al personale, perché se con la cultura c'è la parte emozionale che mi coinvolge, la delega al personale è molto complessa a livello anche normativo e amministrativo. Però si lavora con le persone, si lavora con i dipendenti e con i dirigenti e questo sinceramente a me appassiona molto perché in generale amo lavorare con le persone e collaborare con loro. Con i dirigenti ho un ottimo rapporto con tutti, sono tutte persone molto molto competenti con i quali sinceramente si è instaurato da subito un certo rapporto di fiducia e collaborazione. Loro si fidano di me e di noi e noi ci fidiamo di loro. Per quanto riguarda i dipendenti, dico sempre che il migliore investimento che un ente può fare come un'azienda privata è l'investimento sulle persone che lavorano per l'ente, quindi sono i dipendenti. Abbiamo appena espletato un concorso pubblico, grazie al quale si è creata una graduatoria, abbiamo assunto delle persone e ben vengano giovani, anche laureati che hanno voglia di lavorare, già li ho incontrati, già li abbiamo assunti e ne abbiamo assunti diversi. La macchina amministrativa ha bisogno di gente che lavora, perché è inutile avere progetti se poi non c'è gente che ti lavora su quei progetti. Pertanto il nostro scopo è quello appunto di incentivare le assunzioni per quanto possibile. Abbiamo alle porte comunque un concorso per comandante dei vigili della polizia locale. Bandiremo altri concorsi sotto altri punti di vista e così si va avanti, cercando di dare delle risposte quanto più concrete anche al cittadino, perché è ovvio che più persone più ti lavorano meglio quelle che ci sono e più risposte si sanno dare alle richieste, Mi alle toglie una istanze. curiosità, l'attuale comandante è sempre in carica? Sì. E viene indetto il concorso, per quale motivo? Perché è scaduto il suo mandato, è stato prorogato fino al concorso, fino a quando verrà espletato il concorso, e il concorso verrà espletato, ecco, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale in questi giorni, verrà espletato nei prossimi mesi. Perfetto, era solo una questione. Senta, per quanto riguarda il personale, no?
Allora, il personale di Città di Castello si è sempre contraddistinto in questi anni per essere molto intraprendente circa il reperimento di fondi pubblici. Tant'è che a Sansepolcro siamo molto molto invidiosi di ciò. Non ve li cediamo. Volevo provare a fare un po' di calciomercato. No, Senta, non è questa la Botteghi, no, mi sede. toglie una curiosità. Qual è il segreto di Città di Castello? Perché hai voglia a dire che in questi anni non è cambiato. Città di Castello ha subito in positivo. Poi può piacere o no, perché ci sono delle aree magari a vocazione commerciale che possano piacere o meno, ma tant'è, si deve andare avanti. Però se noi ci avviciniamo al centro e guardiamo lo skyline della città, vediamo, è un bel vedere. Senta, qual è il segreto di Città di Castello? Come si fa a reperire di Abbiamo continuo lavoratori fondi intelligenti e pubblici? svegli. Come, scusi, non ho sentito. Ho detto, qual è il segreto di Città di Castello? Come fa Città di Castello a reperire fondi pubblici di continuo? Beh, abbiamo persone molto intelligenti che stanno assolutamente sul pezzo. Mi può fare i nomi? Ma assolutamente no. Segreto professionale. Senta, no, sul serio. Beh, so che me lo Beh, comunque, dice. allora, io penso che la chiave di volta sia quella per cercare di fare i lavori pubblici, no? È giusto che se investiamo nello star dietro a bandi o quant'altro, ed è ovvio che riusciamo a fare quello che uno mette in cantiere per rimanere in tema, insomma. Guardi, lo sa perché le faccio questa domanda? È Dica, una domanda analizzi. tra bocchetto. No, Lei le scherzo. fa sempre domande da Non è vero, bocchetto. no, non è vero. Su questo ci provo, ma oramai sono talmente tanto anziano che poi le vorrei fare, ma mi dimentico. Questa è la vostra fortuna. Vorrei Ah, dire e poi ok. dopo parliamo di altro e mi dimentico. Perché ci sono i fondi del PNRR. Io vorrei qui cercare di capire, Botteghi, Non è una delega mia quella dei lavori no, però pubblici, vorrei cercare di Nanni, capire, eh? dato, no, no, le spiego, motivo, no? Adesso faccio la controparte, siamo in un dibattito davanti al giudice. Motivo, è chiaro che per accedere ai fondi il personale deve essere altamente qualificato, perché lei mi insegna, basta una virgola e non arriva nulla. In base al ricambio che è stato detto prima, la macchina comunale è di nuovo pronta per o deve essere ancora rodata? Era questo il senso della domanda. Ho No, scusi, non la detto, sento più. allora, Vede, sente? in base, allora, il personale ha avuto un ricambio generazionale, no? Alcuni sono andati in pensione. Quindi la squadra che era riuscita a reperire fondi pubblici in parte c'è, in parte è andata in pensione. Con i nuovi inserimenti, la macchina comunale è di nuovo pronta ad andare a 100 all'ora per cercare di recuperare anche Beh, alcuni fondi? come in ogni situazione lavorativa, è ovvio che il new entry non potrà essere caricato di quelle che sono delle mansioni, una certa responsabilità per cui non è formato. Ed è ovvio che la nuova assunzione, come, scusate se faccio sempre lo stesso esempio, ma come un praticante in uno studio, non lo puoi mettere a fare un atto complesso, ma devi iniziare dal capire le cose più semplici. Quindi è ovvio che adesso gli uffici, nonostante siano interessati da nuove assunzioni, la nuova assunzione non andrà a cercare di creare la situazione o il progetto per il PNRR. Queste cose le gestiscono le persone che sono più formate, che hanno più esperienza, che sanno come fare. Era una curiosità. Senta, prima di parlare, perché lei ha anche la delega al patrimonio, giusto? Sì. Togliamoci subito il dente perché torniamo e chiudiamo con la cultura. Lo stato dell'arte, del patrimonio degli edifici di Città di Castello,
Si può sapere com'è? Perché sinceramente ci sono tanti immobili, inutile negarli, alcuni di pregio, storici, ma su questo avete fatto una ricognizione? Mi Assolutamente. può spiegare lo stato dell'arte? Allora, ci sono, vorrei collegare, infatti, patrimonio e cultura sono spesso collegati e io stessa mi trovo a gestirli insieme, perché ci sono proprio degli investimenti su dei contenitori di cultura, come li chiama il nostro sindaco, degli investimenti appunto su questi immobili che consideriamo contenitori di cultura, come il recupero del chiostro di San Domenico, l'intervento sulla Pinacoteca, che sarà comunque un intervento importante, il recupero del terzo piano della biblioteca, dove comunque c'era stato pensato il caffè letterario, quello che è il progetto di Piazza Burri. Diciamo che gli investimenti strutturali su quelli che sono appunto dei contenitori culturali sono assolutamente in programma, assolutamente in programma, e fanno parte di quello che è il progetto amministrativo, insomma, del nostro mandato. Senta, le faccio questa domanda perché conservare costa, no? Eh sì, ristrutturare anche di più. Ecco, ora non so se tutto potrà essere gestito con i fondi del PNRR. Io credo che in alcuni Questi che casi le ho sì. detto, gran parte sì. Però il comune dovrà metterci del suo, giusto? Cioè il PNRR non copre tutto, copre gran parte. Sbaglio? Questa parte in termini economici è una parte importante e qui questa sarà una domanda che farò all'assessore al bilancio. Lei è favorevole a cercare di creare eventi anche per privati, chiaramente eventi che poi dovranno essere comunque pagati al comune, per cercare di creare un indotto economico e far dei lavori che magari il comune in quel momento non si potrebbe permettere. Faccio l'esempio Lo banale. stiamo Lo valutando, sì, l'ho dico, capita, la la stiamo Pinacoteca è valutando. bellissima. Mettiamo che arrivi un matrimonio di altissimo livello e vogliono farlo in Pinacoteca. Che si fa? Potrebbe essere affittata per quel giorno, punto interrogativo? Abbiamo dei regolamenti ben precisi, lo Mi dice valuteremo. In quali questa fase sono? Covid, Tanzi, c'è un limite di persone dentro la Allora, Pinacoteca, cerchiamo di quindi andare oltre il Covid. il Allora, super matrimonio la vedo veramente dura. facciamo così. Senta, Botteghi, senta, ci svegliamo un bel giorno e il Sì, Covid non c'è più. non c'è più il Bene, allora Covid, ok. non c'è più il Covid. E arriva una telefonata, che ne so, da un lord inglese che dice: il mio sogno è sempre stato sposarmi. No, il sogno di mia moglie, perché gli uomini non contano nulla. Allora, il sogno di mia moglie è sempre stato quello di sposarmi in Pinacoteca, città di Castello. Vorrei che i miei 1.000 commensali venissero là per le nozze. Che si fa? Si affitta? Vede, È impossibile fare una Botteghi, del cerchi... ma proviamo ad andare oltre. Ma genere sa, ma lei si immagini la in un museo. È un museo, pubblicità? Ma Tanzi. la Mi pubblicità? prenda un'altra struttura come esempio, non mi prenda il secondo museo dell'Umbria per farmi questo esempio. Ma scusi, ma pensi Mi però che prenda cassa non lo di so. risonanza potrebbe avere Ma per lo so, l'intera ma io ho città? delle opere d'arte lì dentro. La risonanza mi deve passare in un secondo livello, perché il nostro obbligo è anche quello di tutelare la cultura, non permettere solo la risonanza. Noi abbiamo l'onere di tutelare quello che abbiamo, perché noi non siamo possessori di questi beni. La cultura è di tutti, noi abbiamo soltanto l'onore di esserne custodi. Quindi la custodia, non mi faccia entrare nel termine custodia, ma la custodia, le assicuro, ha più responsabilità che diritti. Pertanto, mi prenda un altro esempio rispetto alla Allora le prendo Pinacoteca. un altro esempio sempre per la Pinacoteca.
Allora. Non per la Pinacoteca, No, 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 un tanzi. attimo. Ah, Lei è ok. una, lei è, non se lo può ricordare perché è giovanissima, quindi Giovanissimo. non, è giovane. No, Quando ci la fu prendo. il... Allora, ascolti quello che... Le faccio un altro esempio. Mettiamo che... Un'agenzia 500.000 di posti. comunicazione di spettacoli di livello internazionale decida che la Pinacoteca potrebbe essere il luogo adatto per fare un concerto di altissimo livello, tipo quello che fecero i tre tenori alle Terme di Caracalla. In quel Qui è caso, la diverso perché Bottecchi... è diverso, Ah, qui è allora, molto diverso. parliamone. Perché non ho i commensali che mi girano per le opere d'arte. Ho comunque un concerto che mi può rimanere volendo sul giardino. Facciamolo d'estate questo evento, Attenzione, anzi. attenzione, e se il Lord inglese dice vogliamo fare il rinfresco in giardino? No, no, non ce la faccio venire la gente a mangiare in Pinacoteca, non ce la Va faccio bene, venire. allora, Scherzo, benissimo, dai, no, ma tanto no, sono tutti stiamo, oh, esempi io al limite del possibile. vede botteghi come c'è modo e Celebriamo modo. però il matrimonio civile. Senta, vede che c'è modo e modo per confrontarci con il sorriso? Assolutamente, Oh, e sempre. io vorrei Sempre. che la Infatti questa politica si mascherina, confronta. tanti, a me mi pesa tantissimo la mascherina, perché io parlo col sorriso, quindi C'è mi limita da morire. qualche esponente non politico, ma che si è fatto stampare la mascherina con il sorriso, lo abbiamo visto negli anni No, scorsi, vabbè. no? Senta, Botteghi, lo sa perché le ho fatto questa domanda? Perché però ci dovrà essere un punto di incontro. Assolutamente. Perché gestire con tanto Ogni evento patrimonio, è a sé. allora, gestire con tanto patrimonio costa. E quindi purtroppo, però lei mi insegna facendo l'avvocato, è una donna di legge come mia moglie, ma io dico sempre, un po' l'avvocato e come il politico, l'arte della mediazione del compromesso a volte riesce, no, ad accontentare tutti. La E tutti in Pinacoteca, nel momento in compromesso. cui sarà pronta al 100%, per il mio modesto punto di vista, per alcuni eventi di carattere culturale di altissimo livello, deve essere sfruttata. È lì che dovrete fare il salto di qualità, perché lei si immagini un concerto in Pinacoteca con un cantante famoso, ma non deve essere per forza musica classica o lirica, può essere anche, no, qualcuno di... Sarebbe una cassa di risonanza importante, darebbe lustro alla città e sono convinto che potrebbe portare euro nelle casse, ahi noi purtroppo in questo momento, asfittiche per quanto riguarda anche il settore cultura e il settore patrimonio. Su questo credo che dovreste fare un progetto. È molto interessante. Ogni situazione, ogni volta, guardi, vengo oberata, io non lo so se le altre deleghe sono così, ma per la cultura vengo oberata di proposte. Cioè, mi arrivano tantissime proposte di ogni genere e la cosa più difficile comunque da fare è proprio quella di accettare o non accettare e perché no e perché sì. Quindi quello che dice lei è assolutamente giusto, come è giusto applicare il buon senso ai regolamenti che abbiamo, che avremo in base a quelle che saranno gli immobili ristrutturati. Io sono assolutamente favorevole a gestire, rispettando la normativa e i regolamenti presenti, un evento che possa in qualche modo anche valorizzare quella struttura. La mostra di Raffaello è stato questo, ha valorizzato in maniera esponenziale una pinacoteca che c'era già e che c'è oggi, anche se la mostra non c'è più, no? Quindi penso che ogni evento deve essere ben ponderato, proprio ecco, alla luce giustamente del rispetto delle normative, ma puntando a una valorizzazione sia del bene culturale che abbiamo ad oggetto, che può essere un teatro
di un evento e sia la città tutta, perché il nostro scopo primario è quello di, no, dare delle risposte e valorizzare il nostro territorio. Non so, c'è il teatro popolare a Città di Castello, che lei sappia? Guardi, C'è il teatro popolare, ma lei intende come... non so se era fine degli anni 90, ma ci fu a Sansepolcro un bellissimo progetto che durò un'estate. Lo so, ma lei legge sul Ah, pensiero. vede, continui Perché io lei allora. stamattina ho proprio Continui pensato lei allora, proprio di... perché sennò mi dicono che lei mi passa le veline o viceversa. Parli, perché Io sinceramente è un argomento che stiamo. non voglio anticipare progetti, No, non allora lo voglio faccio io. anticipare progetti, però proprio stamattina pensavo a quanto sarebbe bello creare un teatro in estate sui vari punti della città e non solo. Quindi, non so se intende... Come? Lei ha copiato Sansepolcro da questo punto. Io guardi, le assicuro che stamattina mi sono svegliata con quest'idea. Io non so se Sansepolcro Non allora... importa. Ha già pensato Guardi, a questo, allora no, però lo al so. di là di tutto è una cosa che mi piacerebbe tanto, ma non tanto quanto amministratore, ma quanto cittadina, avere un'offerta teatrale in estate, come l'ho pensata questa In mattina. alcuni punti della città poter creare spettacoli anche per cercare di Affrontando... far riscoprire ai nostri ragazzi le loro origini, no? Certo. Chissà, si potrebbe anche pensare ad uno scambio culturale, dovremmo Facciamo il vedere, no, 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 gemellaggio. potremmo, no, dovremmo sinceramente, no, perché chiaramente viviamo in due paesi differenti, perché la Toscana è chiaramente non è è un paese differente dall'Umbria, cioè praticamente sono due stati lo vediamo tutti i giorni, no? Tra un po' ci vorrà il passaporto per passare in Sicilia. Passaporto. Però sarebbe bello, lo sa che sarebbe anche un modo per cercare di riportare il sorriso, perché abbiamo bisogno di sorridere, cara Botteghi, e questo ci stiamo intristendendo, ci stiamo Ci stiamo incupendo. allontanando troppo. Ci stiamo allontanando troppo. Estate in città è carina, però potrebbe diventarlo ancora di più se una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, nei luoghi più belli di Città di Castello ci potessero essere delle rappresentazioni. Ma All'aperto non lo si. solo a Città di Castello, ma non solo a Città di Castello. Dove? Anche nelle Vabbè, frazioni? ora era là, no, vabbè, comunque no, abbiamo Perché? anche Ci tanti mancherebbe altri posti che non altro. è soltanto il centro storico ha tantissimi luoghi che permettono una teatralità, insomma, anche piccolini o più grandi, però non soltanto la città in sé, ma anche luoghi limitrofi. Anzi, cioè, non mi può fare domande che ancora sono riservate personali, cioè. Però vabbè. Ma mi ha dato la Vabbè, notizia. l'ho pensata stamattina, l'ho già condivisa, quindi la condivido anche con lei. Ah, vede, non è stato uno scoop Poi personale. magari non se ne fa nulla, però l'idea di questa mattina, 28 gennaio, era questa. Allora, L'ho già condivisa lei con... questa mattina si è Mi è svegliata. stata fatta una domanda dagli uffici alla quale dovevo rispondere e ho detto: ma perché allora non facciamo? Ah, non è che Tanti, stava non le parlando. può, non le può, non le può sapere tutte, No, ma tanti. vede, si dovrà abituare, cara Botteghi. Non so se le hanno spiegato che a volte arrivano prima a me che a voi. Io guardi, non so come possa. Se fosse vero che lei da stamattina che l'ho pensato, ho parlato con due persone e già l'ha saputa, mi preoccupo perché questo vuol dire che ho qualche telecamera che mi sta controllando. Oppure diciamo che ne so, potrei essere anche un mago, nel senso che, di Ha solito, provato e le è andata bene. brava. Senta, voglio chiudere con una riflessione. Sì. La cultura e i nostri giovani, che rapporto hanno i giovani
con la cultura botteghi? Allora, la cultura è multifattoriale. I nostri giovani ad alcune cose si sono per forza allontanati perché fanno parte di una generazione dove un po' le distanze si creano, no? Ragazzi che comunque studiano tanto, oppure alcuni non hanno magari il lobby per o il desiderio comunque di fare teatro, musica, quant'altro. Tanti sì, invece, io vedo tantissimi giovani che con la scuola, grazie alla scuola, che è veramente per noi uno strumento di comunicazione importantissimo per arrivare ai giovani, a loro arriva la musica, a loro arriva il teatro, a loro è arrivata la mostra di Raffaello sotto ogni punto di vista, a loro è arrivata la giornata della memoria come quella di ieri. La scuola per noi è uno strumento fondamentale. Per noi genitori, per noi amministratori, per far arrivare a loro un messaggio culturale. E devo dire la verità, veramente, a differenza delle eccezioni che ho detto prima, ma come è ovvio che ci sono e ci sono sempre state, alcuni di loro sono anche tanto sensibili e hanno in qualche modo l'intelligenza e la preparazione anche scolastica per in qualche modo essere attratti da questo mondo. Io vedo studenti che passano dei pomeriggi a studiare in biblioteca, più volte mi è capitato di andare in biblioteca anche soltanto di passaggio e vederli là, oppure la scuola stessa fa dei progetti, in questo momento so che è presente ed è attivo un progetto su Burri che coinvolge più istituti scolastici, quindi penso che lo strumento importante per arrivare agli studenti sia è la scuola in questo momento e lo sia sempre. Sono contenta che lo è, perché mi ricordo quando facevo le scuole o medie o elementari o superiori, io non c'era questa sensibilità da parte della scuola in generale. Adesso abbiamo anche dei dirigenti scolastici molto sensibili ad ogni proposta, veramente. Le do l'esempio di ieri: alla nostra proposta, abbiamo un video da proporre alle scuole, ci hanno detto subito di sì e l'hanno proposto in un momento più comodo a loro durante la giornata. Quindi penso che la chiave della scuola è per noi una chiave di volta importante per arrivare a loro. Bene. Chiudo con una riflessione. Che era questa? No. No, con una riflessione personale. Non lo dovrei fare, ma vedi come cambiano le generazioni. Io la biblioteca non la frequentavo la mattina perché preferivo andare al circolo delle stanze. E chiaramente perché facevo buca, no? E invece i ragazzi in questo momento vanno in biblioteca, e quindi questo ci dà la cifra della differenza che c'è tra la mia generazione, quella degli anni 80, e la generazione dei millennial, come si chiamano ora. Complimenti di nuovo a questi ragazzi Botteghi, perché a me personalmente mi hanno insegnato tanto. E, sul serio, credo che dovremmo anche istituire, oltre che la giornata dedicata agli operatori sanitari, quindi agli infermieri, anche la giornata dedicata ai nostri ragazzi, perché se lo sono meritato. Sono stati 45 minuti di qualità. Mi toglie una curiosità, l'ho chiesto anche alla sua collega Letizia Guerri, è stata la prima intervista ad un'emittente televisiva. Sinceramente la seconda, perché la prima la feci con lei durante la campagna elettorale. Diciamo la prima, quindi la seconda, perfetto. La seconda sempre con lei. Bene, allora intanto io la ringrazio, le auguro un buon lavoro, un in bocca al lupo, perché sinceramente ne avrà bisogno. La richiamerò in presenza, perché mi fa piacere chiaramente che lei... Mi fa una cortesia, quando lo vede, mi può salutare il sindaco Luca Secondi? Certamente. Anche perché ho provato a contattarlo due volte, ma sinceramente era in un momento di pressione per i molti impegni e ho preferito, no,
spostare l'appuntamento. Primo Piano termina qua, ci vediamo settimana prossima, buon proseguimento di serata.